Un buon inizio di settimana a tutti con Metropolis, anche da parte mia e da parte di Don Roberto Ponti. Ciao Buongiorno. Stefania, bentrovati, bentrovate a tutti e a tutte. Iniziamo subito col santo di oggi, Beata Pierina Pierina Morosini. Morosini. È una santa dei nostri giorni, lei è stata vittima di quello che oggi siamo abituati a chiamare purtroppo femminicidio, ma alle spalle ha una vita molto bella e molto semplice. Lei era nata nel 1931, vicino ad Albino, in una frazione di Albino, nella Bergamasca, e tutta la sua vita è stata veramente dedicata alla famiglia, perché lei avrebbe voluto consacrarsi, entrare in una comunità religiosa. Più volte ci ha provato a chiedere alla sua famiglia, ma vista la povertà della sua famiglia, il suo lavoro era necessario. Lei lavorava in una filanda, lavorava come operaia e quindi non è stato possibile lasciare casa, però si è consacrata intimamente, lei lavoratrice, lei legata all'Azione Cattolica, che in quegli anni viveva la testimonianza di un'altra santa giovane, Santa Maria Goretti. E allora lei purtroppo è stata oggetto di un'attenzione ovviamente sbagliata, e per difendersi da questo attacco di un uomo è stata scaraventata a terra e è morta poi a 26 anni, ecco, è terminata Giovanissima. giovanissima, e poi è stata beatificata da Giovanni Paolo II. È una storia ovviamente che ci ricorda molti episodi attuali, quindi insomma può essere uno spunto Sì, di certo, riflessione. poi nella sua vita c'è questa esperienza forte di fede che ha guidato tutto verso la santità, e quindi il suo è un esempio di vita impegnata in parrocchia, in famiglia, e poi anche con questo finale tragico, ma che evidentemente lei ha cercato di perdonare e di vivere anche questo momento finale della sua vita con la sua ricchezza di fede. Assolutamente. Noi vogliamo rifarci al nostro titolo e ascoltare insieme una parte di cui ha Della Regina parlato. Ceri di Papa Francesco. Sì, siamo sempre nel tempo di Pasqua, quindi la preghiera di mezzogiorno è il Regina Celi, e ovviamente il Papa si aggancia anche alla liturgia della parola del giorno. Ieri Gesù invitava proprio ad essere suoi amici, non soltanto dei conoscenti o dei servi, ma qualche cosa di più è quello che Gesù ci offre. E poi l'amicizia ha un significato che è importante nel nostro rapporto con Gesù, con Dio, ma è importante anche nella nostra vita sociale, e quindi la riflessione si allarga a tanti E noi significati. la vogliamo ascoltare insieme a voi. Ci Vuole di più per capire chi siamo noi di Gesù, qualcosa di più grande che va al di là dei beni e degli stessi progetti. Ci vuole l'amicizia, ci vuole l'amicizia. Fin da bambini impariamo quanto è bella questa esperienza. Agli amici offriamo i nostri giocattoli e i doni più belli. Poi, crescendo da adolescenti, confidiamo loro i primi segreti. Da giovani offriamo lealtà, da adulti condividiamo soddisfazioni e preoccupazioni, da vecchi condividiamo i ricordi, le considerazioni e i silenzi di lunghe giornate. La parola di Dio nel libro dei Proverbi ci dice che profumo e incenso allietano il cuore e il consiglio dell'amico addolcisce l'animo. Pensiamo un momento ai nostri amici, alle nostre amiche e ringraziamone il Signore. Uno spazio per pensare a loro. L'amicizia non è frutto di calcolo e neanche di costrizioni. Nasce spontaneamente quando riconosciamo nell'altro qualcosa di noi. E se è vera l'amicizia, è tanto forte che non viene meno neanche di fronte al tradimento. Un amico vuol bene sempre, afferma il libro dei Proverbi. Un amico vuol bene sempre.
come ci mostra Gesù quando a Giuda, che lo tradisce con un bacio, gli dice: amico, per questo sei qui? Un vero amico non ti abbandona, nemmeno quando sbagli. Ti corregge, magari ti rimprovera, ma ti perdona e non ti abbandona. E oggi Gesù nel Vangelo ci dice che noi per Lui siamo proprio questo, amici. Persone care al di là di ogni merito e ogni attesa, alle quali tende la mano e offre il suo amore, offre la sua grazia, la sua parola, con le quali, con noi amici, condivide quello che ha di più caro, tutto quello che ha udito dal Padre, fino a farsi fragile. E questo è il percorso che ci dà sempre l'esempio. Sì, l'amicizia con Gesù che raccomandiamo magari ai più piccoli, che è una cosa bella, magari nella prima comunione si parla di Gesù come il grande amico, perché in effetti si stabilisce un rapporto speciale di intimità, ma poi deve crescere anche nei grandi. Diciamo, anche noi abbiamo bisogno dell'amicizia, anche noi sperimentiamo la necessità degli amici, e quindi questa amicizia con Dio ci porta a vivere bene anche l'amicizia con chi è accanto a noi. Ovviamente sappiamo che l'amicizia è un dono particolare, è un dono reciproco, e avere un amico è, come si suol dire, trovare un tesoro, e quindi bisogna custodire bene l'amicizia. Assolutamente, dobbiamo ricordarcelo nella nostra quotidianità. Ecco, a proposito di quotidianità, ieri per molti si è festeggiato la Pasqua. Eh sì, perché secondo il calendario giuliano ieri era la Pasqua ortodossa e anche di alcune comunità cattoliche orientali, perché c'è un modo diverso di calcolare le fasi lunari, e quindi la scelta della data di Pasqua, che cambia ogni anno, può capitare anche così distante tra quella dei cattolici e quella degli ortodossi. Ieri quindi il Papa ha fatto gli auguri alle comunità ortodosse, e immaginiamo pensasse anche agli ortodossi di Russia, agli ortodossi dell'Ucraina e a tutte le sofferenze. Lui ha messo tutti insieme pensando di fare degli auguri che superassero anche queste divisioni. Infatti noi li vogliamo ascoltare, questi auguri di Papa Francesco. Invio con tanto affetto i miei auguri ai fratelli e alle sorelle delle chiese ortodosse e di alcune chiese cattoliche orientali che oggi, secondo il calendario giuliano, celebrano la Santa Pasqua. Il Signore risorto colmi di gioia e di pace tutte le comunità e conforti quelle che sono nella prova. A loro buona Pasqua. La Pasqua ortodossa. Eh sì, forse ci sono anche delle immagini, sì, di Gerusalemme, dove si vedono anche si sentono le campane, perché le campane è proprio un segno di Pasqua. Ecco, possiamo anche sentire un po' di effetti gustiamo queste immagini di gioia in un luogo, la Terra Santa, che è un po' in difficoltà. Ecco, ci sono i vescovi ortodossi che celebrano la Pasqua. È l'annuncio proprio della Pasqua. Immagini che abbiamo voluto condividere con tutti voi, e questo è il Santo Sepolcro, ci dice Don Roberto. E qui è proprio il luogo dove si può celebrare con più vicinanza la Pasqua del Signore, perché sono proprio i luoghi dove si sono svolti gli avvenimenti della vita di Gesù.
Eh sì, è sempre bello vedere ovviamente queste immagini anche per noi, sia in studio che immagino e mi auguro per voi da casa. Prima di salutarci e ovviamente fare il focus consueto che non si può dimenticare sulla pace, vorrei sapere un po' com'è andata l'evento del Festival del Cinema Africano, Asia e Sud America, perché ne abbiamo parlato venerdì. Sì, noi siamo media partner, abbiamo anche un premio come Multimedia San Paolo Telenova che viene poi dato nella serata conclusiva sabato prossimo. La serata inaugurale è stata alla Fondazione Prada in questo bellissimo cinema che si chiama Cinema Godard. È un cinema particolare, è un film particolare. Noi prima della visione del film abbiamo lasciato la parola a una delle due direttrici artistiche, Alessandra Speciale, e magari ascoltiamo anche lei. L'ascoltiamo insieme. Abbiamo cominciato nel 1991, in un anno difficile, prima guerra del Golfo, lo ricorderò sempre, ed era un festival di cinema africano che poi dopo, nel 2004, abbiamo aperto ai tre continenti. La mission iniziale è sempre la stessa, ossia quella di portare la diversità culturale del cinema a Milano e in Italia, e in particolar modo ovviamente il nostro cuore batte per l'Africa, ma da tanti anni sta battendo anche per l'Asia e l'America Latina. Abbiamo anche aperto una bella sezione 12 anni fa sul cinema italiano nel concorso Extra, che è proprio quel cinema italiano che parla dei temi dell'Italia multiculturale o di registi che si sono spinti nei tre continenti a girare i loro film. Per quel che riguarda poi il programma del festival, ripetiamo una formula ormai collaudata, che è quella del concorso lungometraggi dei tre continenti, il concorso africano e poi appunto il concorso extra dei film italiani. Quest'anno una novità è un omaggio che vogliamo dedicare a Love Diaz, grande maestro del cinema contemporaneo, che viene dalle Filippine, Leone d'Oro nel 2016 a Venezia, e a cui dedicheremo tre film che abbiamo scelto tra i suoi maggiori successi. E poi la sezione Flash, la sezione delle nostre anteprime importanti, come quella che stiamo presentando stasera in inaugurazione alla Fondazione Prada, il film Fremont di Babak Jalali. Apriamo alla Fondazione Prada, e alla Fondazione Prada avremo i film dell'omaggio, una bella conversazione con Love Diaz, ma tutti gli altri film del festival saranno ospitati al Cinema Arlecchino, tranne una giornata al cinema, sempre della Cineteca del Museo del Cinema, e poi concludiamo come tradizione con la premiazione sabato all'Auditorium San Fedele. Il festival però continua fino a domenica 12. Festival fino al 12 di maggio 2024. Quindi è la possibilità di veramente conoscere attraverso il cinema delle realtà diverse dalle nostre, culturali diverse, anche delle problematiche che forse affrontiamo in un modo diverso dai protagonisti del film, dei vari film, e questo ci aiuta ad affrontare anche temi delicati come quello della pace. Assolutamente sì, sempre di dialogo si parla e di pace, e l'ha fatto Papa Francesco. Ovviamente ogni domenica e ad ogni occasione che lui ha a disposizione chiede di pregare per la pace, e lo ascoltiamo anche in quello che ha detto ieri. Sentiamo. Per favore, continuiamo a pregare per la martoriata Ucraina, soffre tanto. E anche per Palestina e Israele, che ci sia la pace. Affinché il dialogo fra loro si rafforzi e porti frutti buoni. No alla guerra, sì al dialogo. La martoriata Ucraina. Adesso quando penso a questo territorio mi vengono in mente proprio le parole, perché comunque sta sensibilizzando molto l'opinione pubblica. Sì, risentire sempre questa parola martoriata, cioè una terra che sta soffrendo, che ci fa capire quali sono i risultati della guerra e quanto è necessario pregare e agire per la pace. Grazie Don Roberto Ponti. Grazie Stefania, e buona continuazione. Certo, noi ci vediamo tra pochissimo, dopo la pubblicità.
Rieccoci in studio, saluto e ringrazio qui con me Silvia Sardone, europarlamentare Lega, buongiorno. Buongiorno a tutti. E candidata, sì. Visto che oggi abbiamo il piacere di avere qui Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, Partito Democratico, il candidato alle europee. Per buongiorno a tutti. Grazie. Buongiorno. Grazie ovviamente per aver accettato anche di confrontarvi con noi, il nostro pubblico. Saluto e ringrazio Paolo Corazzon, meteorologo di Trebi Meteo, che prima ci deve dire un po' come va, perché questa mattina ho già preso un bel po' di acqua in testa, Paolo. Sì, vabbè, dai, ma non lamentiamoci sempre, su, maggio è ormai diventato come il marzo pazzerello, dai. È diventato il nuovo maggio, is the new marzo. Esatto, sì, guardate che però non è preoccupante la cosa, perché in realtà non abbiamo memoria, ma aprile e maggio sono due mesi statisticamente piovosi per l'Italia, quindi anche se sta facendo così è tutto normale, una volta tanto che è normale non lamentiamoci, dai. Però ma come andrà? Effettivamente, prossime ore, con ancora queste quattro gocce che continueranno a venire giù, però non piogge forti oggi. Invece domani, attenzione, domani temporali e acquazzoni, sarà domani la giornata delicata, con piogge forti sulla Lombardia, un calo delle temperature domani giornatina. Però poi è l'unica così forte, così brutta, perché da mercoledì torna il sole e ce lo porteremo dietro fino anche al weekend. Quindi sopportiamo oggi e domani, poi netto miglioramento. Grazie, ecco, poi finalmente arriverà forse un po' di vera primavera. Ma anche questa è primavera, dai, facciamoci una ragione, va bene così, dai. Grazie Paolo, ciao, un saluto. Ciao. Lui mi sgrida sempre, perché poi ovviamente parleremo di Europa, di cambiamenti climatici nel corso della puntata, e quindi è fondamentale sapere tutto questo. Siamo contenti in Lombardia, sì, perché i bacini idrici, certo, cioè abbiamo acqua che ci garantisce contro la siccità. Siamo d'accordo, anche se la campagna elettorale bagnata com'è? Non si capisce dalla mio jeans, io arrivo dal mercato, capito, infatti è un nuovo look arrivo dal volantinaggio al mercato, e questa è la tenuta del volantinaggio al mercato, e devo dire che c'è la pioggia. È più difficile la mattina se vai ai mercati con la pioggia, no? Cioè, c'è meno gente, 8-9 giugno, insomma la strada è ancora lunga, almeno per incontrare la gente. Abbiamo un mese, 5 settimane. Cinque settimane, dobbiamo anche ricordarlo, perché sono elezioni che devono essere sentite, no, per i nostri amici. Sì, devo dirti che secondo me, a dispetto di quello che si dice, disinteresse, l'astensione, eccetera, io trovo invece che ci sia attenzione. E leggevo anche un sondaggio di Eurobarometro che dice che il 71% dei cittadini europei è interessato e vuole votare. Fosse così sarebbe una buona notizia. Certo, assolutamente, anche perché per trovare i candidati noi abbiamo visto un giochino simpatico da Wired che vogliamo condividere con voi e con i nostri amici. Così, insomma, per noi vi presentiamo sempre i politici che già conoscete, però con le loro idee per l'Europa. Poi se ne volete trovare qualcuno in particolare andate sul sito, e hanno fatto questo calcolatore che permette di conoscere proprio i nominativi delle persone candidate ai principali partiti. Ovviamente in questo caso Salvini e Conte sono gli unici due che non, sì, infatti, non fanno questi parte. Non sono i candidati. No, questi sono i segretari, grazie Gori. Voi potete selezionare il partito, selezionare la circoscrizione, per esempio Nord-Ovest, che è giusto, no? Sì. Dove siamo qua. Allora, partiamo dalla mia sinistra, qui abbiamo PD, quindi... No, Forza Italia. Allora, potete ingrandirlo subito, volendo, io non vedo niente. Eccolo qua. E troviamo Giorgio Gori. Ci sono. Trovato. Adesso proviamo con Lega, che abbiamo. È questo, aiutatemi perché sì, non vedo niente. Ok. Silvia Sardone è la prima. Dobbiamo anche commentare il fatto che sei capolista. Questa cosa è inaspettato. Sai da che cosa si capirà che è inaspettato? Io ero convinta di essere in mezzo alla lista. Sì. A Milano io alle amministrative ero sesta, poi sono stata la più votata di tutto il centrodestra, ma ero sesta, quindi la gente non mi trovava, perché guardava tra i primi nomi, non c'era, cercava la S in ordine alfabetico, non mi trovava, e allora io avevo timore di non essere trovata nella lista. La gente non mi diceva, io per non perdere il voto ho votato solo Lega, non ti ho scritto Sardone. Allora io ho messo un sacco di detto e detta in maniera tale da essere più lunga, cioè hai anticipato lista. La Meloni sul detto e detta. Sì, perché l'ho detto come ridetta tu? E per farlo lunghissimo, addirittura il mio tentativo era di andare a capo, ho messo Silvia Serafina Sardone, detta Nardone, detta Sardoni, detta Silvia, cioè prendi tutti i detta possibili, cioè, andando anche tutti i nomi eri tu. Sì, ero io praticamente, ok. Se avessi saputo di essere capolista,
Non l'avresti fatto. Avrei messo solo Detta Silvia, perché ovviamente, anzi, confonde l'elettore, perché con tutti questi Detta alcuni invece hanno paura e dicono non so cosa scrivere, oppure ci sono quelli che li scrivono tutti, non so se vi è mai capitato. E, quindi quando vedrete l'elenco, con simpatia, vedrete il mio nome in alto con tutti questi Detta, e questa è la prova provata che io non pensavi. Mi aspettassi minimamente. Vabbè, io sono numero 6, ecco, vediamo adesso. Sei stata la più votata, sì. Diciamo che porta via il 6. Ecco, abbiamo tu te e vediamo Gori, effettivamente, posizione, eccolo qua. Beh, ci sono dei bei nomi. Nella Lega l'ultimo è Vannacci, giusto? Sì, perché l'hanno messo all'inizio, diciamo, uno per regione. Mm. Quindi Piemonte, scusami, Lombardia, Piemonte e Liguria. La Val d'Aosta in Lega non ha un candidato proprio. Poi insomma hanno messo gli uscenti e poi tutti gli altri in ordine alfabetico, quindi Vannacci, non essendo uscente, è finito in ordine alfabetico casualmente, perché tipo in Veneto è penultimo, casualmente è ultimo, ma Renzi per esempio mi risulta essere ultimo in tutti i collegi, quello perché, per scelta, sì esatto, certo, però normalmente quello che volevo dire è che uno nella lista chi guardi il primo e l'ultimo, cioè io almeno quando guardo le liste. Qual è la scelta di Renzi? Così capiamo anche i meccanismi che stanno dietro queste. Ma non lo so, leggo i giornali, non ho parlato con Renzi. Renzi dice: mi candido. Anche io, però, è più bello per andarci, a differenza degli altri leader che invece sembrerebbero intenzionati a restare. A mollare. A restare. Beh, a con Roma. Il suo lavoro da lobbista, diciamo che. Potrebbe trovarsi a casa, bene, sì. E invece sulla candidatura di Vannacci, visto che l'abbiamo citato, ma vorrei sentire Silvia detta Nardone, detta Serafina, cosa è giusta di Vannacci, secondo noi. No, Salvini ha parlato questa mattina, ha detto che sulla frase, diciamo, una delle più contestate, che è quella dei bambini, ha detto: se metti un bambino con disabilità complicate dove non basta un insegnante di sostegno, non fai bene al bambino e alla classe. Detto questo, Vannacci non piace alla sinistra, ma non ci interessa, siamo in democrazia, le elezioni di giugno ogni cittadino può scegliere tra noi. No, ma non c'è nessuno che è in dubbio, secondo me, tra votare un candidato del PD come me o Vannacci, cioè il dubbio non si può. La cosa interessante in questo caso è che ci sono molti leghisti che dicono Vannacci col cavolo che lo voto, ma diciamo dei personaggi abbastanza di rilievo. Ti risulta, Sardone, questa critica da parte di alcuni leghisti? Allora, ti dico come la penso io, che più che fare l'esergesi del pensiero degli altri. Allora, io non sono d'accordo su tutte le cose che dice Vannacci, però ti dico anche che io 5 anni fa sono stata candidata da indipendente nelle liste della Lega e ho portato i miei voti da fuori, perché ovviamente non avevo neanche la tessera di partito, tra l'altro non perché non la volessi, non mi veniva fatta, proprio perché l'obiettivo era che io portassi i voti da fuori. Ne portai 45.000 in un mese e mezzo di campagna elettorale, quindi penso, no, di aver dato quel contributo. Vannacci era la stessa cosa, cioè arrivo da un weekend pieno di eventi elettorali anche con Matteo Salvini, a nessuno di questi eventi c'era Vannacci. Lui stesso ha detto che voterà un milanese per una questione identitaria più altre due, poi io sono l'unica di Milano, mi risulta di Salvini, sono contenta e onorata del fatto che di ottenere il suo voto di preferenza. Ha fatto 2+2. Ma sì, diciamo, non ne ho visti altri, a meno che poi qualcuno non si dichiari milanese, ma non lo so. Però quello che sta dicendo è che le elezioni europee sono elezioni a preferenza, non è un listino bloccato, anche perché se così fosse io come capolista, diciamo, non avresti bisogno di campagna. Vabbè, la farei comunque, ma per spirito di partito, non ai fini della mia elezione, certo. No? Quindi ognuno sarà libero di portare voti. Io sono convinta che Vannacci verrà molto votato, prenderà un sacco di voti, sarà eletto in tutti i collegi, questa è la mia convinzione, poi magari mi sbaglio, non so leggere la politica, ma sarà letto in tutti i collegi grazie alla sinistra. Cioè la campagna mediatica che stanno facendo alcuni giornali di sinistra
È la campagna per Vannacci, tant'è che io ogni volta che apro un giornale e leggo l'articolo di Vannacci penso a quanti voti sta prendendo in più rispetto a me. E forse è il motivo per cui PD, io vedevo nelle pagine social, scrive ignoratelo. E ma ne parla, cioè fa una campagna del genere, cioè adesso... Come posso dare torto? Trovando più punti in comune di quanti ne ho. Buon senso. Io penso che se tu pensi di dover ignorare una persona, la ignori, non è che ci fai una card, un meme, cioè, questo penso io, però insomma non sono il responsabile della comunicazione del PD. Però in generale sulle liste dove governate dalle preferenze, invece vorrei dire una cosa, è così un po' in tutte le liste. Sì, perché oggi c'è un'inchiesta importante su Corriere, si parla di questo. Parlavamo di Vannacci per la Lega, che esprime delle idee molto insomma forti, ma anche nella lista del Partito Democratico ci sono delle posizioni non proprio allineate. La capolista del PD in questo collegio, che è Cecilia Strada, ha una posizione per esempio sul tema dell'Ucraina decisamente diversa dalla mia. Io penso che noi dobbiamo assolutamente continuare a dare sostegno a quel paese che sta svolgendo una resistenza eroica nei confronti di un'invasione che ha subito, e questo aiuto debba comprendere anche aiuti militari, perché l'alternativa è quello di avere una resa degli ucraini e i carri armati russi a Kiev. Cecilia Strada ha un'opinione diversa, però penso che gli elettori siano in grado di capire chi dei due, Gori o Strada, rappresenta meglio la loro. Però è importante farlo capire, perché poi il partito è lo stesso. Poi abbiamo moltissime idee in comune su tante altre cose, ovviamente, ma su questo, che non è un argomento proprio secondario, abbiamo un'idea differente. No, perché è uno degli argomenti, anzi principe, quindi... Ma poi ne è candidata uno, adesso non nel PD, ma a sinistra candida Ilaria Salis, no? Allora, voi capite che non è che può passare il concetto per la quale si può candidare una che comunque ha accuse gravissime per carità, non in Italia, in un altro paese, però cioè, che spero vengano alla fine tutte respinte, si possa definire innocente, però cioè, candidiamo una così e non possiamo candidare un generale dell'esercito. Poi io personalmente non voterò Vannacci, cioè io voterò me. Sì, vabbè, viva l'onestà, era importante. E due maschietti che sul territorio in questa campagna elettorale e in questi anni sono comportati bene con me, con i quali si è creata un'amicizia. Ma li voti per amicizia o per temi? Per impegno politico, per impegno sul territorio, per correttezza. E che non è proprio una cosa, diciamo una sorta di amicizia, no? Che poi si crea anche, ma non amicizia nel senso che mi vado a bere la birra, una comunione di intenti, di attività politica, di insomma. E invece chi sono insieme? Gli altri voti segreti, ovviamente, però in termini di temi più che di nomi, di Gori? Beh, sono d'accordo, cioè ci sono delle affinità con dei colleghi. Io poi non ho fatto esperienza al Parlamento europeo, a differenza di Silvia, quindi non ho da fare riferimento ad una consuetudine di lavoro. Però, per esempio, non so, Irene Tinagli è una collega che io stimo molto, che è stata presidente della Commissione Affari Monetari ed Economici a Bruxelles in questi anni, che è stata là piantata a fare gli interessi del paese, a servire veramente l'Italia, e per questa ragione io voglio che torni a Bruxelles, quindi per quel che potrò le darò una mano. E invece perché si candida Gori da sindaco? Io ho visto un sindaco, lo perché slogan. Perché insomma ho fatto tante cose prima di far politica, adesso ho fatto per 10 anni il sindaco, mi sembra di averlo fatto discretamente, ho delle esperienze e un metodo di lavoro anche da spendere in Europa, mi interessano molto i temi europei. Penso che la prossima legislatura sarà abbastanza decisiva per capire se l'Europa conta qualcosa oppure no. Sì, sono d'accordo. Vero. E quindi quel pezzettino di competenze, di energia che posso portare, mi fa piacere portarlo lì. Infatti su questi temi, dei quali avete visto nel titolo ovviamente, e di tanto altro parleremo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, allora grazie per l'attesa. Gori, le dispiace che Renzi e Calenda non siano con il PD? Sì. Sì, mi dispiace perché penso che se non avessero scelto di andare a costituire dei piccoli partiti personali, oggi i riformisti del PD sarebbero più forti, loro sarebbero, insomma, avrebbero continuato a dare il loro contributo. Del resto io sono rimasto
nonostante tante proposte di andare altrove, perché continuo a pensare che i grandi partiti siano quelli che possono cambiare le cose. Grandi partiti contendibili e non ascrivibili quindi ad un leader, ad una personalità politica in particolare. Quindi io leggo un po', avrei avuto l'opportunità di andare con loro, ma rimango nei PD e mi sarebbe piaciuto che anche loro ci restassero. Questa è la storia proprio, così. Sì. Questa è la storia. No, non credo che sia molto utile questo frazionamento di piccoli partiti personali. Poi si vincono i congressi, si perdono, ci sono stagioni in cui si è in maggioranza, in minoranza, però in un grande partito questo ci sta. Se il partito è così fortemente collegato invece a colui che l'ha fondato, poi insomma diventa una pertinenza un po' personale. Sei d'accordo, Silvia? Beh, io come tu ben sai ho fatto 19 anni in Forza Italia prima di entrare in Lega. Quando ho lasciato Forza Italia l'ho fatto a malincuore, ho sofferto molto, tant'è che sono stata un anno nel gruppo misto, non sono passata da un partito all'altro come in tanti fanno. Quello che vedevo nella Lega che non aveva Forza Italia era proprio questa cosa qua, no? Che fosse un partito dove ci fossero congressi, dove ci potesse essere democrazia interna. Poi adesso c'è un tema dei congressi che si fanno, non si fanno, comunque dopo le europee si faranno, quindi però al di là del leader, della personalità del leader, io ho sempre avuto stima, grandissima stima nei confronti di Silvio Berlusconi, che penso sia stato uno degli uomini più importanti della politica italiana degli ultimi anni. Ma detto questo, un partito dove tutto è chiuso in funzione solo di un leader crea delle dinamiche interne spesso poco democratiche, poco meritorie. Ecco, invece adesso posso, il però, leader su questo, del PD chi visto è? Visto che abbiamo detto solo cose su cui siamo d'accordo, sì. Fin qui. Posso, no, mi fa abbastanza diverse, ridere. Ma diciamo... Cioè, ho visto i manifesti di Forza Italia con Tajani con la mano così a Berlusconi. Prende ancora voti Berlusconi, però. Ho capito, ma non puoi mettere sui manifesti una persona che anch'io non c'è più. Anch'io non l'avrei fatto, dopodiché abbiamo avuto... Non l'ho fatto questa domanda a voi perché l'ho fatta a De Chirico, che era il tuo posto l'altra volta. Anche il fatto, sapete che c'è stata tutta la discussione sul nome della possibile nome della Schlein, ecco, sul simbolo del PD. Era io sono contento che Elly Schlein abbia ascoltato, discusso, ascoltato e cambiato idea sostanzialmente, quindi deciso che non era una buona idea quella di mettere il suo nome sul simbolo, anche perché non è un'elezione monocratica questa, cioè non è che tu stai candidando qualcuno a fare o il sindaco, il primo ministro, eccetera. E vedere però Salvini premier sul simbolo della Lega fa abbastanza impressione, perché non c'è Salvini premier di che? Perché quello è il simbolo. Ho capito, però quello un partito che ha deciso di cambiare, non in modo episodico, ma stabilmente il proprio simbolo per mettere il nome del proprio segretario pro tempore premier, no, secondo me ha rinunciato un po' a quella contendibilità a cui facevi riferimento ci prima. Ci saranno i congressi, cioè comunque quello è il simbolo oggi, non sì, puoi sì, cambiare il so. Simbolo, quello è. Rimane un auspicio, mettiamola così. rimane il fatto che quando ci saranno i congressi ci saranno dopo le europee, ovviamente fare i congressi adesso non era esattamente la cosa più facile. Ecco, ma lì torniamo, perché Salvini non si è candidato? Perché parliamo di queste candidature che sono l'argomento del giorno e stanno anche attraendo molto. No, ma attraggono voi, scusa, mi posso permettere? Certo. Allora, le candidature dei leader che sappiamo non andranno al Parlamento europeo, ma resteranno qua. Già era del 94, il 24. Sono un po', come dire, un po' uno specchietto per le allodole. Sì. Adesso non uso parole più forti come ha usato per esempio Romano Prodi, che ha parlato di inganno, eccetera. Però servo per attrarre gli elettori. Così come alcuni nomi di esponenti della società civile presi da fuori e messi in posizioni molto visibili. Ma è possibile che i media parlino solo di questi? Se tu oggi apri i giornali, le fotografie sono
quelle lì. Quelle sono i segretari di partito o questi personaggi così un po' eccentrici che sono stati portati in lista. Che stanno risparmiando quelli che stanno, soldi di quelli che sono qua a lavorare per candidarsi, per andare a Bruxelles, lavorare 5 anni a servizio dei cittadini, spesso non sono neanche citati. È vero anche che io qua ho la fortuna di avere due volti e nomi conosciuti. Ci sono tanti candidati che non attrarrebbero proprio nessuno. Lo capisco. E questa è la... Però qui c'è perlomeno il tentativo di avere qualcuno che poi veramente va a Bruxelles. Certo, infatti di quello volevamo anche parlare, cioè di temi dei quali poi si andrà a parlare a Bruxelles. Per esempio, uno che sta a cuore a tutti noi, che è quello del green, cioè il cambiamento climatico che ci porterà e ci sta portando a cambiare auto, a fare tutte delle politiche, adesso io non so bene Bergamo, ma Milano, area B, area C e quant'altro. Ecco, questo è perché si va verso un diktat dell'Europa, che è quello del 2035 di abbattere le emissioni di CO2. No, Bergamo non ha l'area C perché è troppo piccola per avere un'area C, è una città da 120.000 abitanti, non avrebbe senso. Però tante cose stiamo facendo a Bergamo con l'obiettivo non di arrivarci nel 2050 alla neutralità carbonica, cioè zero emissioni nette di CO2, ma di arrivarci molto prima, perché siamo una delle 9 città italiane selezionate dall'Unione Europea per fare da battistrada sulle politiche di riduzione delle emissioni. Abbiamo fatto un'alleanza in cui ci sono 47 diversi soggetti, pubblici, privati, tante aziende, che hanno preso ciascuno l'impegno a fare il proprio pezzettino. Noi siamo fortunati perché abbiamo una importante rete di teleriscaldamento, quindi abbiamo attivato un percorso di economia circolare, l'80% dei rifiuti viene differenziato, il 20% che non viene differenziato viene bruciato, produce calore, energia, con quel calore io riscaldo gli appartamenti di metà delle famiglie di Bergamo e quindi le abitazioni di quelle persone sono per definizione abitazioni green, per fare un esempio, ma poi c'è il tema della mobilità, il tema della produzione di energie rinnovabili, tanti pezzi di un puzzle che va composto. Io non direi che quello dell'Unione Europea è un diktat, nel senso che se non siamo dei negazionisti, e cioè se non pensiamo che sia tutta una balla, dobbiamo riconoscere che il cambiamento del clima c'è, ce lo dicono... Ce l'ha detto prima Corazon Balanzi. Ce l'ha detto anche il vostro meteorologo, e che quindi qualcosa va fatto cambiando il modo di produrre, il modo di muoversi, il modo di abitare, il modo di tutto quello che in qualche modo concorre ad emettere gas che... rendono in prospettiva più calda l'atmosfera. Ma allora perché a Bergamo funziona e a Milano no, Sardone? Visto che tu non sei solo europarlamentare ma sei anche consigliere comunale a Milano, cioè cos'è che non va? Cioè rispetto a Milano cosa non va? Sala. In generale Sala, perché questo cambiamento è così difficile allora? No, allora faccio un discorso prima un po' più ampio, magari cercando di trattare un tema europeo così come quello del Green, che va bene anche solo sull'automotive. Allora, io penso che in questi 5 anni ci sia stata una forte scelta ideologica su questo tema, poco scientifica. Esempio, noi abbiamo deciso, anzi l'Europa ha deciso, di fatto smembrare tutta una filiera dell'automotive. Considerate che noi siamo conto terzisti storici della Germania e non solo, in termini di pezzi di ricambio e quant'altro e componenti. Noi abbiamo deciso di farci del male, perdendo centinaia di migliaia di posti di lavoro, per mera ideologia, perché per esempio il nostro paese ha chiesto, ha detto va bene, vanno bene le batterie elettriche, le auto elettriche, possiamo mettere però anche i biocarburanti, basta, se il termine, la motivazione è quella ambientale, beh, diciamo che basta andare in qualsiasi allevamento, anche nella bergamasca, per vedere allevamenti davvero fatti bene, con grandi investimenti, dove il biogas, proprio vedi queste enormi, non so se possono chiamare cisterne o cosa, comunque contenitori, nel quale viene prodotto biogas. Quindi sì, il biogas non sono i biocarburanti. No, lo so. Però
biogas, biocarburanti, sono tutte fonti energetiche che noi potremmo utilizzare in alternativa all'elettrico. Allora, per quale motivo, se non diciamo ideologico, l'Europa ha scelto che l'unica strada da percorrere, c'è anche l'idrogeno per questo, no? Fosse in Lombardia avremo il primo treno di idrogeno in Valcamonica, fosse solo l'elettrico. Allora io, che penso male, però a volte ci azzecco, ho pensato che forse dopo il Qatar Gate ci troveremo un bellissimo China Gate, anche perché guardando i dati della Cina si scopre che le aziende che producono batterie elettriche e motori elettrici sono alimentate a carbone, tant'è che la Cina ha aumentato le centrali a carbone. Quindi il problema non è che l'inquinamento collegandomi all'Italia e a Milano, non è che l'inquinamento inizia e finisce solo con l'Europa o solo con l'Italia o addirittura solo con i piccoli comuni. E imponendo delle scelte folli come che dal 2035 si possano vendere solo auto elettriche, vuol dire alla fine toccare le fasce più deboli, perché chi ha la possibilità di cambiare la macchina la cambia. Ma se a questo aggiungi che per esempio a Milano è aumentato il prezzo della TM del biglietto a 2,20 euro, sono state soppresse delle linee, e oggi per c'è esempio, sciopero la 73. Per esempio oggi c'è sciopero. Io però questo weekend ero davanti a una platea di 300 cittadini perché è stata soppressa una linea come la 73, che tra l'altro collega anche un comune come Segrate a Milano, e sinceramente, cioè, tu mi dici che non posso entrare con l'auto, però mi aumenti il prezzo del biglietto e in contemporanea mi togli anche le linee, e io cosa devo fare? Come mi muovo? Volo? Allora aspetta, cerchiamo un attimo di riassumere, cioè il problema è che l'elettrico lo fa la Cina. Hai fatto un po' la sintesi, ma vabbè, è abbastanza vero. Mi piace semplificare. Allora, io non sono molto in disaccordo con Sardone. Iniziamo ad avere un problema però. Perché penso, su alcune cose sono in disaccordo e le dirò, ma su altre no. Io credo che la direttiva che impone dal 2035 di vendere soltanto auto elettriche sarà rivista. Sono abbastanza convinto di questo. Perché non si stanno vendendo abbastanza auto elettriche? Costano troppo. Perché in alcuni paesi costano troppo. E perché io credo che l'obiettivo non sia quello di vendere auto elettriche, l'obiettivo sia quello di ridurre le emissioni. Se ci sono altri modi per ridurre le emissioni, è giusto, secondo me, usarli tutti. Cioè il principio, per usare una formula, è quella nel quale io credo, è quello della neutralità tecnologica. E quindi se il motore a biocarburanti produce le stesse emissioni basse del motore elettrico, per me va bene altrettanto. Soprattutto se quel motore elettrico è stato costruito in Cina, ed è così nella gran parte dei casi, cioè se noi ci affidassimo totalmente alla motorizzazione elettrica saremmo praticamente dipendenti dalla Cina e in parte dagli Stati Uniti, ma non c'è un'industria europea in grado di essere autonoma su quel fronte. E andando a leggere nel dettaglio come il ciclo di produzione di un'auto elettrica, scopriremo che c'è molta energia consumata per arrivare a quel risultato. Quindi, e anche tanto smaltimento. E quindi io credo che si andrà a rivedere la questione. C'è stata, non credo affatto che ci siano degli interessi economici come Silvia provava a buttare lì, cioè che ci sia un altro Qatar Gate, un China Gate, sia un po' di ideologia, sì, lo penso anch'io, e siccome a me interessa arrivare al risultato, i sindaci sono molto pragmatici, come sai, cioè l'ideologia resta un attimo da parte, se l'obiettivo che condividiamo è quello che dobbiamo arrivare davvero al 2050, evitare che il clima aumenti più di 1,5 gradi, perché se così non sarà, sarà un problema serio. Allora dobbiamo usare tutti gli strumenti. Anche perché Francia e Germania sono più avanti di noi. Dopo ne parleremo. Pubblicità tra poco. Rieccoci in studio. Allora, il nostro titolo parla di auto, parla anche di case. Case green, abbiamo imparato a conoscerle quando hanno iniziato a dirci che dovevamo pagare per cappotto, per riscaldamento, per cose che davamo a volte un po' per scontate. Erano rimaste lì e c'eravamo un po' anche noi seduti nelle nostre case. Vabbè, il tema esiste, sì. Nel senso che il 40% delle emissioni di anidride carbonica, che concorrono, come sappiamo, a cambiare il clima, causato dagli edifici.
Quindi bisogna metterci mano in qualche modo, soprattutto sugli edifici che sono più inefficienti dal punto di vista energetico. Ho già detto che il teleriscaldamento è uno strumento formidabile, cioè le case il cui input energetico è pulito o parzialmente pulito, noi abbiamo una quota ancora residua di gas che alimenta il teleriscaldamento, sono case sulle quali non bisognerà mettere mano. E quindi più teleriscaldamento si fa, meglio è. Dopodiché sulle altre, io credo che l'allarmismo che si è diffuso e che si è in qualche modo fomentato dopo che l'Europa ha deciso, ha varato la direttiva Casa Green, peraltro accogliendo un sacco delle obiezioni che anche dall'Italia erano venute. La prima versione di Casa Green era molto più dirigista, imponeva che entro una certa data le case dovessero essere di categoria C o D, insomma sarebbe stata difficile da accompagnare. Da attuare, sì. In questo caso invece sono i singoli paesi che devono decidere come arrivare al 2030 ad una riduzione del 16% delle emissioni che derivano dagli edifici. Io credo che sia un obiettivo raggiungibile, partendo da quelle, ripeto, più inefficienti, ma anche perché il mercato, io credo, ci aiuterà. Provo a spiegare che cosa intendo. Nel intervenire sulle scuole della mia città, io non ho fatto un investimento diretto da parte del comune per renderle più efficienti dal punto di vista energetico. Ho fatto un bando per l'appalto del calore in tutti gli edifici pubblici della città e ho messo come premialità il fatto che chi concorreva a questo bando si impegnasse a fare l'investimento per rendere efficienti le scuole, cosa che puntualmente successa, perché ogni volta che tu intervieni generi un risparmio. La bolletta al tempo zero è di 100, dopo che hai fatto l'intervento la bolletta è 50, quindi c'è un risparmio. Se esiste un soggetto di mercato, si chiamano energy saving companies, cioè energie che lavorano sul risparmio energetico, fa l'investimento iniziale, trattiene poi il risparmio energetico, il risparmio della bolletta che si determina in un certo arco di tempo. Quindi vuol dire che per me, proprietario di casa, non c'è un aggravio di costo. Ma anche per le case, per le scuole si può fare? Certo che si può fare, ma deve svilupparsi un segmento di mercato che oggi non c'è, perché le ESCO, così si chiamano queste società, operano per il momento soltanto su edifici pubblici, ma il principio è il medesimo: siccome c'è un risparmio, quello che mette in tasca il risparmio può permettersi di fare l'investimento al posto del proprietario. Ecco, allora a quel punto, se io parlo da cittadino, non tocchi il mio portafoglio, Sardone va benissimo, nel senso, no? Allora, io sono contraria a questo provvedimento per una questione molto semplice. Allora, l'Italia è il paese in Europa che ha il maggior numero di case di proprietà di privati, perché noi per cultura da sempre mettiamo i nostri risparmi nelle abitazioni, nel mattone. Così ci hanno insegnato, eh? Esatto, quindi noi per cultura abbiamo, e abbiamo anche, soprattutto nel meridione, degli immobili che, insomma, rendere efficienti dal punto di vista energetico, green, come viene richiesto all'Europa, sarebbe, diciamo, antieconomico rispetto al valore stesso dell'immobile, oltre al fatto che, voglio dire, vorrei vedermi un trullo di albero bello adeguato alla normativa. Dici a Bergamo green. Sono un po' più, però vabbè, vabbè, ma lascia stare, no, le case storiche, le grandi sono città esentate, dai. Sì, però voglio dire, il trullo è casa storica, che, sì, vabbè. Poi definiamo la casa storica quando uno eredita un casale, sì, o un piccolo appartamentino in alcune zone dell'entroterra. Vediamo se questa gente si mette a spendere i soldi per sistemarlo, o vengono ancora più desertificate alcune zone dei nostri paesi. Però al netto di questo, no? Tutti, se domani mattina qualcuno dice, la von der Leyen viene e dice: Silvia, guarda, io ti ristrutturo la casa, perché per me deve averla più green, me la paga lei, io sono contenta. Il tema è che non è questo, è che anzi si stima 55.000 euro di costo a famiglia. Io a Bruxelles dormo in un appartamento, questo appartamento è in affitto ed è in affitto da un fondo. Perché negli altri paesi gli immobili non sono di proprietà dei singoli, ma sono di proprietà di grandi società
grandi fondi che poi affittano gli immobili. Quindi prima di tutto per noi è totalmente diverso. Altro tema, tu non puoi considerare il clima della Sicilia alla stessa stregua del clima che c'è a Bruxelles, perché ovviamente noi per riscaldare le case, noi abbiamo un clima mite, siamo fortunati come paese, sì. Non abbiamo gli inverni rigidi né estati. Ma questo è un vantaggio, però non è uno svantaggio. Non puoi, secondo me, pensare a una direttiva che non tenga conto minimamente della differenza degli immobili in base alle zone d'Italia e delle paese. Zone nelle quali si trovano. Poi, dopodiché, domani mattina la von der Leyen decide chiaramente, mi dice: guarda Silvia, io ti pago la ristrutturazione della casa. Bene, io voglio vedere, dato che io arrivo da un comune come Milano, dove ancora oggi negli immobili del comune ci sono caldaie dei tempi di Carlo Cudega. Beh, infatti, sarebbe, per esempio, anche questo, no? sarebbe secondo me una cosa, dato che c'è la stessa maggioranza che c'è in Europa, sarebbe un buon esempio che il comune iniziasse con l'efficientare gli immobili di proprietà del comune stesso, a partire dagli uffici dove sono io in Via Marina, non è che nel senso che hanno ancora dove d'inverno abbiamo 20 e rotti gradi nelle stanze, così come testimoniamo ogni volta, perché abbiamo ancora i caloriferi in ghisa e le caldaie di non so che anno, ma di sicuro, voglio dire, io non ero ancora nata. E quindi magari partiamo efficientemente prima di andare a toccare i risparmi dei singoli italiani. Ok, poi la von der Leyen ha parlato, ha detto concorrenza tra Unione Europea e Cina sia equa, incoraggerà Pechino ad affrontare le sue sovracapacità. No, scusami, perché non mettere questo sulle spalle? Questo è un altro tema, sì. Ancora. No, allora, io credo che la direttiva Casa Green, se si risolve nel fatto che noi andiamo dalle singole famiglie e diciamo dovete spendere 30, 40, 50 mila euro per mettere a posto casa vostra, non funzionerà mai. Quindi il tema è come i paesi sostengono questa transizione, questo cambiamento, questi interventi, o come, io ritengo che sarà così, il mercato, cioè delle società specializzate nel fare interventi di qualificazione energetica degli edifici, prenderanno in carico gli investimenti. Poi magari servirà garanzia pubblica sui mutui, sui prestiti bancari, lo Stato avrà comunque un ruolo, ma sono abbastanza sicuro che là dove c'è un risparmio c'è modo di arrivare a far nascere dell'iniziativa imprenditoriale su quel segmento. Del resto, o è così oppure non si fa niente, perché il tempo è molto poco, come sappiamo, e siccome quello, abbiamo detto, vale il 40% delle emissioni di CO2, non è che possiamo aspettare che ogni singolo comune abbia cambiato le sue caldaie. Peraltro Bergamo ha cambiato le caldaie, questo, ecco, per, by the way. Giusto per dire, vorrei, prima di cambiare argomento, perché vogliamo parlare anche di sanità, darvi questa ultima notizia, che è una chicca, come un chicco di caffè, visto che ieri c'era la giornata a Napoli del caffè napoletano, sì. Condannati a caffè sintetico, dice Repubblica. Chicchi il laboratorio perché quello vero costerà troppo. Repubblica prende un articolo del Wall Street Journal dove ci danno questa notizia. Non dopo sono la carne preparato anche sull'argomento. E però sulla carne sì, sulla carne sintetica sì, sulla farina di grillo sì, cioè su tutto quello che diciamo toglie un po' spazio e che citava prima Fardone che è la battaglia della Lega. Ma non ci sono delle imposizioni. Non ci sono delle imposizioni. Di finanziamenti. Diciamo, succede il contrario, nel senso che ci sono dei divieti, che sono quelli che il governo italiano intende porre rispetto alla possibilità dei consumatori di decidere cosa mangiare, ovviamente parlando di cibi la cui salubrità sia garantita da organi attendibili. Invece si è deciso che in Italia no, mentre tutti gli altri paesi svilupperanno un'industria della trasformazione alimentare, peraltro un segmento in cui noi siamo leader, rischiamo di perdere delle posizioni molto importanti. Quindi io non sono affatto d'accordo su alcuni divieti, mi sembrano un po' medievali. E invece sul chicco di caffè, ripeto, non sono preparato. Te l'aspettavi, Silvia, tu che vivi questa battaglia quotidiana? Prima in pubblicità era partita con Nutri-Score, poi l'ho dovuta fermare perché... Ma allora guarda, a me quello che anche qua è una questione ideologica. Allora, noi abbiamo la dieta mediterranea che è considerata la migliore al mondo ed è patrimonio dell'UNESCO.
quello che mi ha dato fastidio è che l'Europa finanziasse la ricerca sulla carne sintetica, perché se, nel senso che con i miei soldi io, se permetti, preferirei magari promuovere le eccellenze dei nostri territori piuttosto che finanziare qualcosa che anche qua è stata raccontata per qualcosa che non è esattamente come la farina di insetti. La farina di insetti ci hanno raccontato che una delle motivazioni è di sfamare i poveri nel mondo. Poi io sono andata a comprarla, ce l'ho in macchina tra l'altro. Sì, ormai viaggia. E com'è? Vuoi assaggiare una cavalletta? Te la porto. Ce l'ho, davvero? Ma ce l'ho. Io ce mi l'ho. Ricordo che... Ce l'ho. Ma costa 20 volte in più della farina 00. Quindi diciamo perché che... Perché è proteica. Sì, ma quello che vuoi, ma diciamo che non, cioè, se l'obiettivo è quello di sfamare i poveri del mondo... abbiamo un po' di pregiudizi, secondo me. Io per primo ce li ho, nel senso che io non mangerei mai un grillo, sinceramente. Però mangiamo i gamberi. Di fronte alla possibilità che io andassi a prendere nel bagagliaio della mia macchina, ha anticipato il fatto. Però è tradizione lombarda mangiare le rane. Però si mangiano le rane, si mangiano i gamberi, che sono poco diversi dall'essere degli insetti. No, non, ma per me le puoi mangiare quello che vuoi. No, perché è proteica, quindi sazia di più. Con 4 euro però, mangi, diciamo, poi il fatto si che il consumo di carne animale sia un fattore invece che attraverso gli allevamenti intensivi porta a un consumo folle di acqua, a disboscamento, deforestazione, inquinamenti molto rilevanti, questo mi sembra un dato di fatto. Stiamo dicendo che dobbiamo chiudere gli allevamenti italiani? No, stiamo dicendo che possiamo introdurre, se ci diranno che quella roba lì non ha nessun tipo di pericolo per la nostra salute, un'alternativa alla dieta che ognuno usa, ok? No, io sono prima di tutto per introdurre le clausole specchio domani mattina, cosa che abbiamo chiesto per 5 anni, io ho chiesto. Spiega. Che se noi, qualsiasi prodotto che noi importiamo da paesi extra UE dovrebbe avere le stesse caratteristiche di quelli che produciamo all'interno dell'UE. Io sono favorevole a questa cosa. Il grano padano, dillo pure il tuo partito, però, per esempio, se siamo eletti insieme la prossima volta magari tu voterai gli emendamenti. Ma ti dirò di più, che però noi sul grano padano e così su tutti i prodotti agroalimentari italiani abbiamo ottenuto, e questa cosa non si è detta tanto, si parla sempre delle cose potenzialmente negative o critiche o controverse, ma questa è una cosa positiva, un sistema di etichettatura che invece valorizza moltissimo il prodotto italiano, che è stato molto penalizzato in questi anni da copie varie che ne vengono fatte in giro per il mondo. Il fatto di poter rendere riconoscibile al consumatore che quello che sta mangiando è veramente prodotto italiano, secondo me è un grande valore. Certo, e poi c'è tutto il tema dell'Italian sounding, che quindi diciamo tu compri il Prosec pensando che sia Prosecco o quant'altro. Questa cosa non si può più fare. E questo va bene. Il tema è che però io stavo affrontando è un altro, a prescindere dalla contraffazione. Cioè, quando noi andiamo al supermercato, noi acquistiamo quello che ci troviamo lì. Ed è dal grano alla carne a N prodotti, non è secondo me concepibile che si finanzi di fatto una concorrenza sleale, perché è ovvio che i nostri agricoltori e allevatori, per avere determinate caratteristiche in termini anche di emissioni, abbiano dei costi superiori e quindi siano poi dei prodotti fuori mercato rispetto ad altri che entrano nei nostri paesi senza nessuna di quelle caratteristiche di cui ho clausole specchio, cioè senza nessun requisito all'interno della filiera produttiva che arrivi ad avere le stesse caratteristiche del prodotto fatto in Italia. Chiaro. Questa cosa qua secondo me è grida vendetta. Poi non puoi però, così come uno degli ultimi provvedimenti, devo chiederti di stringere, considerare l'allevamento alla stregua dell'ILVA. Ok, dell'ILVA. Aspetta che poi ti rispondo. Allora andiamo un attimo in pubblicità, dopo parliamo per chiudere di sanità. Rieccoci in studio. Allora, come promesso, parliamo di sanità. Nel 2023 via proprio dall'Italia 630 camici bianchi, perciò Bertolaso ha dato notizia che volerà negli States per andare a recuperarne qualcuno. Adesso bisogna capire poi, visto che se ne sono andati perché gli stipendi sono bassi, perché le ore di lavoro sono tante, perché servono anche nei pronto soccorso, poi se queste mosse fiscali proposte serviranno davvero, possono essere una soluzione per accorciare anche le nostre liste d'attesa, che sono veramente infinite. Ma insomma, io mi chiedo, ma non è più facile pagarle di più?
Equiparare gli stipendi di medici e infermieri a quelli degli altri paesi? Solo che... Portogallo io, e Grecia. Io ovviamente non ho nessun pregiudizio rispetto al fatto che possano venire dei lavoratori stranieri a lavorare qua. Ma credo che il problema di un gap così ampio sugli stipendi, in particolare nel settore sanitario, vada risolto. E quindi penso che la prima cosa da fare sia quella. È il gap sanitario, anche perché se non si pagano i lavoratori. Ma guarda, il tema dei medici che vanno all'estero c'è purtroppo da tantissimi Dubai, anni. Dubai, Gran Bretagna, Svizzera le mette più ambiti. Svizzera, ma anche Belgio. Io e una mia compagna di liceo, che ho ritrovato dopo anni sul volo per Bruxelles, perché lei lavora 4 giorni a Bruxelles e poi ha la famiglia a Milano, quindi... torna indietro 3 giorni e lei con quei 4 giorni guadagna 3 volte quello che guadagnerebbe qui, quindi la sua ovviamente non ha una scelta di vita, anzi se avesse dovuto compiere una scelta di vita l'avrebbe fatta rimanendo in Italia, è una scelta economica, no? Nel senso che lei per ragioni economiche preferisce lavorare di meno, guadagnare di più. Ma perché non è il 10% in più, 20% in più, è 3 volte tanto, sì, sì. Quindi capisci che non, cioè, non c'è scelta. Non c'è scelta, però la preoccupazione maggiore dei nostri cittadini e di noi è la sanità, perché poi la priorità sì, sì. È... No, leggevo, in 13 dei 27 paesi, ho visto ieri, l'ho postato io su Twitter, continuo a chiamarlo Twitter, vabbè. X ieri, 13 dei 27 paesi europei la sanità è la prima preoccupazione dei cittadini, prima della guerra, prima dell'occupazione, del reddito, eccetera. In Italia secondo me ancora di più. Però l'Europa quindi, non ha competenze sulla sanità. Io penso che sia un limite, penso che vista la diffusione, la trasversalità del problema sanitario, forse sarebbe il caso che l'Europa guadagnasse qualche competenza. Se l'è presa in realtà, durante la pandemia, se vi ricordate, il tema dei vaccini è stato affrontato per fortuna a livello comunitario, perché se ci fossimo messi a fare la competizione a chi si accaparrava prima i vaccini tra un paese e l'altro sarebbe stato un disastro. Invece così abbiamo avuto vaccini per tutti a prezzi accettabili. Quindi io penso, auspico che invece su questi aspetti di welfare, sanità per prima, ma anche sistema previdenziale, l'Europa guadagni delle competenze, anche perché il problema di fondo è quello dell'invecchiamento della popolazione, quindi una popolazione più anziana ha più bisogno di cura e costa di più in termini sanitari che non una popolazione giovane, la dico in modo semplice. E beh, anche l'età che si allunga. E quindi, siccome questo è un problema europeo, credo che varrebbe la pena... provare. Vorresti più competenze sulla sanità in Europa? Allora, dal 2011 al 2018 l'Europa, quindi pre-Covid, ha chiesto per ben 63 volte agli Stati membri di tagliare le spese sulla sanità. Quindi già quando per le competenze che ha, che sono quella dei fondi, diciamo che se questa è la linea dell'Europa io non mi fiderei tanto. Poi c'è stato il Covid, quindi ha cambiato tutto. In realtà ha delle competenze sulla sanità, per esempio per quanto riguarda tutta la farmaceutica. C'è l'Agenzia del Farmaco, io sono capogruppo nella Commissione Ambiente, Sicurezza Alimentare e Sanità, quindi è una delle competenze che ha, ma ce l'ha nei termini appunto di fondi e soprattutto dal punto di vista farmaceutico. E poi vabbè, con il Covid ovviamente c'è stato effettivamente un tentativo di coordinamento che però secondo me, al di là dell'approvvigionamento, per tutto il resto ha reso palese quanto ogni Stato pensasse a sé, e ce lo ricordiamo tutto. Era questo il problema, questo problema soprattutto per un paese come l'Italia, che sulla spesa sanitaria è in difetto, perché siamo ad una percentuale del nostro prodotto interno lordo decisamente più bassa investita in sanità di quanto non lo sia per la Francia e per la Germania. Quindi, siccome il bilancio italiano è un bilancio appesantito da debiti e interessi sui debiti, io credo che invece sarebbe interesse italiano che ci fosse un po' più di solidarietà anche dal punto di vista delle spese sanitarie. Ma si rischia un po' una sanità per censo, cioè il 42% degli italiani non può curarsi. Questo è quello che sta succedendo in Italia e in Lombardia in modo particolare, nel senso che il numero delle persone che oggi paga per avere quello che dovrebbe avere gratuitamente è in forte crescita. Il 25% della spesa sanitaria è di portafoglio delle famiglie. Chi ce l'ha
paga e si fa curare, chi non ce li ha non può pagare e rinuncia a farsi curare o si fa curare con 3 anni dopo. Leggevo di una visita stamattina, venendo qua, di una visita oculistica prenotata a Bergamo per il 3 settembre del 2027. Ora, quella persona avesse un problema serio, cosa può fare? Andare a pagamento, oppure si usa la legge dell'intramenia, che ho visto come scamotage di oggi, cioè se è urgente devono per forza mandare. Però di urgenze che invece sono escamotage, non è giusto, no, che si vada per anche a chi va al pronto soccorso. Poi abbiamo visto la news che faceva quasi sorridere di quella persona ipocondriaca, che in realtà era una patologia che girava a tutti gli ospedali d'Italia. Allora è una cosa d'emergenza, poi se tutti vanno al pronto soccorso perché non trovano posto, a quel punto si ingorga anche il tema lì. È la carenza di medici di base. Avevamo promesso che avremmo tolto il numero chiuso a medicina. L'idea di fare in modo che la selezione arrivi diciamo dopo il primo anno di università, secondo me è una cosa di buon senso rispetto a test folli che venivano fatti, dove veniva richiesto tutto tranne quello che effettivamente ti sarebbe servito per fare quel tipo di per conseguire quel tipo di laurea. Certo ci vuole tempo per ridurre il gap che manca anche come numero di medici. Non credo che però la soluzione sia quella di va bene riportare i nostri italiani in patria, ma invece altre idee di prenderli da paesi diciamo extra Unione Europea Io credo che sugli infermieri non potremo far diversamente, invece, cioè mentre sui medici sono convinto che di qui a qualche anno noi avremo i medici che servono, poi ci sono dei problemi in alcune discipline, la medicina d'urgenza, la patologia clinica, la microbiologia, su queste specialità ci sono carenze, ma in generale i numeri italiani sui medici, a partire dagli iscritti, a quanti accedono alle scuole di specialità, sono a questo punto, dopo anni di errata programmazione, abbastanza in linea. Quelli che mancano sono gli infermieri e io credo che non potremo far diversamente che andarne a prendere anche gli operatori sanitari, aprire le porte ad altri, anche gli operatori sanitari e gli operatori per sanitari, quindi forse una riforma delle professioni sanitarie è la cosa su cui bisogna lavorare. Torneremo a parlarne se vi va insieme. Grazie Silvia Sardone, europarlamentare Lega, grazie al sindaco di Bergamo, grazie a voi, buona giornata, candidato nel PD, ricordiamolo. Ci vediamo dopo la pubblicità, tra poco.